Buongiorno a tutti. Iniziamo con l'oggetto numero 7. Interroga il consigliere Bianconi. Dispersione idrica, alto corso dell'acqua in Umbria e potenziali rischi da presenza di amianto nelle condutture dell'acquedotto regionale. Intendimenti della Giunta regionale al fine di tutelare la salute e gli interessi economici dei cittadini umbri. Chi risponde? Morroni. Grazie Presidente. Questa interrogazione che porto oggi in aula prende corpo su una necessità importante legata a quanto è citato nel nostro statuto regionale. L'articolo 11 bis dello statuto regionale recita che la Regione tutela le risorse naturali anche a garanzia delle future generazioni. L'articolo 13 dello Statuto regionale recita che la Regione promuove la salute come diritto universale e promuove quindi azioni di prevenzione. Vicino a questo faccio altre considerazioni che sono figlie di un'indagine fatta da Cittadinanza Attiva che rileva nel 2019 che la tariffa pagata per l'acqua dalle famiglie umbre è la seconda tariffa più cara d'Italia, con 536 euro. Vicina a quella più cara di noi soltanto la Toscana, con 676 euro, e poi lontana anni luce da noi, c'è il Molise con 153 euro. Quindi mettiamo in un momento di crisi importante come quello che stiamo vivendo anche le nostre famiglie in condizioni di avere dei costi più alti, decisamente più alti della media delle famiglie italiane. Vicino a questo faccio un'altra considerazione che riguarda la dispersione idrica. Anche in questo caso siamo molto lontani dalla media. La media nazionale parla di una dispersione idrica del 36%, la dispersione idrica che abbiamo nella nostra regione è pari al 49%. Altro tema che si aggiunge a questo quadro, diciamo, critico, è la necessità di fare dei controlli approfonditi per quanto riguarda le tubature. Questi sono stati avviati nella ASL 1, quindi sono stati presi a campione 350 chilometri di condotta, e dalle risposte che sono venute fuori da questi controlli sembra che non ci siano problemi nel 94% della condotta controllata nella ASL 1, che ha visto quindi degli interventi in comuni di San Giustino, Todi, Gubbio, Gualdotatino, Scheggia, Città di Castello, Corciano, Deruta e Perugia. Sembra che non ci siano problemi, e questo però riguarda soltanto un pezzo dell'Umbria, quello della ASL 1. A tal riguardo quindi ritengo necessario porre ed interrogare la Giunta sulla necessità, perché è ovvio che questa Giunta ha iniziato la sua opera ormai direi non proprio da poco, perché comunque abbiamo superato l'anno e mezzo, ci sono ingenti risorse a disposizione per affrontare il futuro e fare degli investimenti importanti e strutturali per diventare una regione eccellente dal punto di vista della qualità della vita, della salute e della sostenibilità ambientale. Quindi, ripeto, a tal riguardo interrogo la Giunta per sapere se è a conoscenza delle ragioni delle alte tariffe idriche applicate in Umbria e quali azioni intende eventualmente porre in essere in accordo con tutti gli attori coinvolti al fine di ridurre la dispersione idrica e il costo dell'acqua per le famiglie umbre. Scusi consigliere Bianconi, c'è un brusio di fondo veramente fastidioso, per favore, grazie. Consigliere, lei tempo, per favore, perché... Sì, ho terminato, sto chiudendo nel rappresentare l'interrogazione, chiarendo altresì quale altre azioni intende porre in essere per scongiurare e prevenire ogni potenziale rischio per la salute dei cittadini. In particolare,
se effettuerà ricerche di fibre di amianto nelle acque della rete potabile anche nel territorio di competenza della ASL Umbria 2 e i tempi entro cui verranno sostituite tutte le tubature in Eternit danneggiate. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Silenzio in aula, per favore. Grazie. Sì, grazie vicepresidente. Collega Bianconi, io cercherò di stare nei 3 minuti, ma come ho premesso prima è opera alquanto impegnativa. Allora, lo studio richiamato anche dal consigliere Bianconi di cittadinanza attiva sulle tariffe del sistema idrico evidenzia come la spesa media annua per il servizio idrico è di circa euro 530. Assessore, scusi, si avvicini al microfono perché non sentono. Grazie. Euro 531 per 192 metri cubi di consumo e di 399 per 150 metri cubi di consumo. Dai dati del consultivo gestore nel territorio Foligno Spoleto Valnerina, nel 2019 il consumo medio statistico utenza con un nucleo standard di 3 persone si è attestato a 97 metri cubi annui, mentre per quanto riguarda Perugia il consumo medio effettivo di una famiglia di 3 persone si è attestato a 103 metri cubi. Pertanto, se andiamo a posizionare l'attenzione su un consumo medio annuo di 150 metri cubi, i dati che evidenziamo sono i seguenti: la spesa media per l'Umbria è di 399 euro e quindi è il 6,8% più bassa rispetto alla media del centro Italia, che si attesta per la stessa quantità di consumi a 428 euro. Sicuramente c'è spazio per attività migliorative e questo naturalmente si accompagnerà ad una serie di interventi che devono avere al centro non solo il miglioramento del servizio ma anche un'attenzione ai costi. Per quanto riguarda le infrastrutture, il settore idrico ha un elevato fabbisogno di investimenti per colmare un gap infrastrutturale generatosi in decenni. Gli investimenti nel settore a livello nazionale sono in forte crescita negli ultimi anni, soprattutto a partire dal quinquennio 2012-2017, grazie anche al nuovo metodo tariffario che è stato introdotto da ARERA. Qualche dato, ripeto sinteticamente e velocemente, ma per testimoniare comunque quello che si sta facendo in Umbria. Per quanto riguarda Umbria Acque, fino al 2011 gli investimenti erano di appena 23 euro per abitante all'anno. Nel periodo 2012-2017 siamo saliti a 37 euro. Nell'ultimo biennio 2018-2019 sono saliti a 58 euro per abitante e le previsioni per il prossimo quadriennio l'attestano questo valore a 61 euro per abitante. Per quanto riguarda Valle Umbra Servizi, fino al 2011 gli investimenti a carico della tariffa erano di appena 12 euro ad abitante. Nel periodo 2012-2017 sono saliti a 30 euro. Nell'ultimo biennio sono scesi a 26 euro per abitante. Questo rallentamento è riconducibile alle problematiche connesse alla gestione del territorio a seguito di eventi sismici dell'anno 2016. Le previsioni per il prossimo quadriennio attestano comunque questa cifra a 72 euro per abitante. Servizio SI, nell'ultimo biennio 2018-2019 risultano realizzati investimenti annui pari a 15.798.102 euro e 11.879.696 per una media di circa 61 euro per abitante. Questione amianto. I gestori del servizio idrico, sulla scorta degli obblighi previsti dalla normativa di settore e in virtù di quelli previsti nelle convenzioni di affidamento al fine di garantire in generale la potabilità dell'acqua distribuita, effettuano un'intensa attività di campionamento e analisi. La stessa autorità ARERA, con la delibera del 2017, ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, volta a individuare stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti.
Tale modello è basato su un sistema di indicatori prestazionali, tra cui spicca il macroindicatore M3 relativo alla qualità dell'acqua erogata, cui è associato l'obiettivo di un'adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano, macroindicatore soggetto a verifiche periodiche da parte dell'ARERA con possibili sanzioni in caso di mancato rispetto degli standard fissati. Tra i controlli previsti dalla normativa di riferimento non compare la verifica di routine del contenuto di fibre di cemento amianto. La sensibilità sempre dimostrata dai gestori dell'Umbria verso la qualità dell'acqua erogata però portato nel corso degli anni, nonostante ciò, a molteplici attività di verifica e monitoraggio e ad oggi questo è il quadro che risulta. Umbra Acque ha stipulato nel gennaio del 2020 una convenzione con l'unità sanitaria locale Umbria 1 volta alla definizione dei punti di campionamento e alla esecuzione delle analisi attraverso l'utilizzo del microscopio elettronico a scansione in dotazione alla stessa USL 1. A seguito di tale convenzione sono stati identificati 50 punti di campionamento relativi ai 134 tratti di rete acquedottistica realizzati in cemento amianto, che rappresenta un numero sicuramente esiguo rispetto alla lunghezza complessiva delle reti acquedottistiche, che al 31 dicembre 2020 è pari a 6.257 km, di cui 1.380 di adduzione e 4.877 di distribuzione. L'attività di monitoraggio è stata avviata e porterà ad un campionamento con cadenza almeno annuale per ciascuno dei suddetti punti. I risultati fino ad ora ottenuti evidenziano l'assenza di fibre di cemento amianto nei campioni analizzati, vale a dire che il numero di fibre eventualmente presenti è inferiore al limite di rilevabilità fissato in 1.500 fibre per litro. Valle Umbra Servizi. Nel mese di luglio 2020 anche la Valle Umbra Servizi ha avviato una serie di contatti con l'USL Umbria 1 con lo scopo di stipulare un protocollo che prevede il campionamento e l'analisi delle acque destinate al consumo umano idropotabile, simile a quanto fatto da Umbra Acque. La lunghezza complessiva delle reti acquedottistiche al 31 dicembre 2020 ammonta a 2.786 km, di cui 923 km di adduzione e 1.864 km di distribuzione. Le stime effettuate Le stime effettuate dalla stessa Valle Umbra Servizi portano a quantificare in circa 63 km la rete acquedottistica realizzata in cemento amianto, quindi rispetto al totale è inferiore al 3%, con uno stato di conservazione giudicato buono. Sono inoltre presenti alcuni manufatti, serbatoi, camere di manovra di analoghe condizioni di conservazione. Servizio SI, per quanto riguarda il SI, si evidenzia che in seguito alla determinazione AIGSI del 7 aprile 2014, tempo, assessore, recante definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva, i dati richiesti nella sezione dati acquedotto, dati integrativi inerenti alla lunghezza della rete, adduzione e distribuzione suddivise per tipologia di materiali ed età di posa in opera. La lunghezza complessiva delle reti acquedottistiche ammonta a 2.593 km, di cui 1.119 di adduzione e 1.474 di distribuzione, con prevalenza realizzativa in acciaio ferro e materiali sintetici tipo PVC. Ad oggi non risultano segnalazioni di criticità sul tema amianto da parte di SI. Ad integrazione di quanto sovraesposto, concludo, si evidenzia come la norma non fissi alcun limite circa la presenza di fibre cemento amianto nell'acqua potabile distribuita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel documento denominato Direttive di qualità per l'acqua potabile, evidenzia inoltre come non esista alcuna prova che l'ingestione di fibre sia pericolosa per la salute. Non è stato ritenuto utile pertanto stabilire un valore soglia fondato su delle considerazioni di natura sanitaria per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile. A riguardo si evidenzia infine il documento dell'Istituto Superiore di Sanità del maggio 2015 che evidenzia la possibilità di sviluppo tumorale a fronte di esposizioni non inferiori a 1,7 milioni di fibre per litro. Grazie, chiedo scusa per la lunghezza. Ma... Consigliere Bianconi, replica oppure no? Prego. Grazie Assessore per le informazioni che ha fornito in quest'Aula. Faccio due considerazioni. Quello sulla nostra dispersione di rete idrica, che è al 49% rispetto al 36%
5% che è la media nazionale, quindi su questo mi piacerebbe vedere con le risorse che atterreranno in questa regione una grande azione, perché Umbria, cuore verde d'Italia, per costruire il suo futuro per l'oggi e per il domani, per le future generazioni, ha necessità di un miglioramento dell'infrastruttura, perché migliorando la tutela della risorsa miglioriamo la capacità di affrontare il futuro. Quindi mi auguro, Assessore, che ci sia un impegno suo e della Giunta affinché risorse importanti siano dedicate a questo, perché significa avere fondamenta forti per affrontare il futuro. L'altro aspetto, ho sentito parlare del protocollo, non ho ben capito se è stato già messo in atto quello nella ASL Umbria 2, o è stato siglato e sarà oggetto di un'attivazione quanto prima. Se sarà oggetto dell'attivazione quanto prima, mi auguro che questo accada per far stare tranquilli anche quelli che qualche dubbio oggi ce l'hanno. Quindi grazie e buon lavoro. Oggetto numero 15, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto, intendimenti della Giunta regionale per il potenziamento dei servizi di assistenza psicologica, salute mentale tramite CSM, le strutture e i servizi del territorio. Consigliere Bori. Grazie Presidente. Parto dall'assunto dell'OMS. Non c'è salute senza salute mentale. Allora, guardate, in questa emergenza sanitaria noi dobbiamo affrontare un'altra grande emergenza, che è quella del benessere e della salute mentale. Mi va di leggervi alcune parti di un'inchiesta di una giornalista umbra, Elena Testi, in cui sono delle dichiarazioni che penso sia utile che in quest'aula ascoltiamo. La prima: questa non è vita, mi è cresciuta una rabbia dentro che spaccherai tutto. Non sono più capace di addormentarmi, ma cosa mi alzo a fare? Ormai da tempo preferisco rimanere a letto, non faccio nulla. Un po' dormo, un po' guardo il soffitto e cerco di non pensare. All'inizio era noia, ma quando quel vuoto dentro di te diventa più grande, allora inizi a stare male. Ho scoperto che potevo calmare quel vuoto facendomi del male. Sentivo male, vedevo uscire il sangue, ma mi sembrava in quel modo di stare meglio, di dare un senso alla mia vita. Con i tagli riuscivo a riempire quel vuoto che mi stava facendo impazzire. Sono soltanto tre frasi di tre ragazzi e ragazze che parlavano della loro vita in pandemia. E questo dato io lo vorrei mettere in relazione con un altro dato peculiare dell'Umbria. A fronte di un aumento di consumo di ansiolitici, soprattutto nei più giovani, del 12-13% a livello nazionale, in Umbria c'è un balzo del 75%. Quindi 13 a livello nazionale, in Umbria 75. Accanto a questo registriamo i dati di un aumento dei disturbi d'ansia, delle crisi di panico, delle automutilazioni. Tutto questo noi lo dobbiamo capire, conoscere, per reagire. Riparto dall'assunto dell'OMS: non c'è salute senza salute mentale. Allora, la regione, che ha la delega alla salute, deve mettere in campo tutte le azioni possibili sul fronte della psicologia e della psichiatria. Noi lo stiamo facendo proponendo delle leggi sulla psicologia di base, ma accanto vanno potenziati i servizi, ripensati i servizi anche a fronte dell'emergenza sanitaria, quindi potenziamento, riorganizzazione, ma serve anche il personale, che ad oggi non c'è. C'è stato un forte impoverimento, per cui l'interrogazione di oggi, dopo aver scritto più volte alla Presidente e all'Assessore, vuole fare chiarezza, vuole chiedere quali sono gli intendimenti della Giunta rispetto a una cabina di regia per la salute mentale con tutti gli operatori sanitari e le istituzioni collegate, dall'università alla scuola e gli ordini professionali, il terzo settore, i dipartimenti, le associazioni, ruolo centrale delle associazioni. A chiedere se si stanno stanziando risorse aggiuntive anche a fronte di questi dati e di questa situazione che ho appena evidenziato,
Se si stanno rafforzando gli sportelli presenti nel territorio, i dipartimenti di salute mentale, tutte le strutture di ASL, dei servizi psichiatrici, tutto quello che può servire ad affrontare l'emergenza, se anche a fronte del Next Generation, che ha un asse dedicato alla salute, si sta lavorando su quel fronte, anche sulla digitalizzazione, quindi la possibilità di un accesso diverso, anche anonimo, e al potenziamento del numero unico della sanità, che è l'unica realtà che ha messo in campo questa giunta, ma che non basta, numero unico della sanità, utilizzare tutti gli strumenti tecnologici e canali di comunicazione, compresi i social, compresi le app per la messaggistica, e se si sta facendo un lavoro con gli ordini professionali e i operatori sanitari presenti nel territorio. Questo perché? Perché l'obiettivo è avvicinare le istituzioni ai bisogni dei cittadini, quindi bisogna potenziare tutti i servizi e tutti i canali di comunicazione informale e istituzionale per riuscire a far accedere ai servizi di psicologia e di psichiatria presenti nel territorio e a potenziarli. Senza questo, purtroppo, l'assunto dell'OMS "non c'è salute senza salute mentale" rischia di rimanere un miraggio. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. L'assistenza delle persone affette da patologie psichiatriche è garantita dai centri di salute mentale e dalle loro articolazioni operative nell'ambito dei dipartimenti di salute mentale, nelle aziende territoriali naturalmente. Tali servizi garantiscono la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche, specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, riabilitative, necessarie ed appropriate. Tuttavia, il modello organizzativo della salute mentale che si è ereditato, vigente ormai da lunghissimo tempo, oltre a manifestare carenze di personale dedicato, evidenzia notevoli e annose disomogeneità sia tra aziende, in particolare per quello che riguarda l'afferenza effettiva dei servizi di neuropsichiatria infantile e nell'adolescenza, che consentirebbe una presa in carico riconoscibile e continuativa del paziente, contemplando sia una transizione efficace tra i servizi al raggiungimento della maggiore età, sia all'interno di ciascuna azienda, necessitando di una migliore organicità di intervento su tematiche specifiche come la separazione ormai anacronistica nella presa in carico settoriale separata di quadri di comorbidità dinamici e interagenti sul versante del disagio psichico. Infine, l'organizzazione dei servizi di salute mentale va adeguata in modo da poter cogliere pienamente le problematiche afferenti all'area dei minori nella popolazione giovanile, in marcato aumento, con elevata complessità clinico-assistenziale nella fascia d'età sempre più allargata, che nella necessità di un approccio precoce, fortemente integrato e multidisciplinare, prevedendo un maggior coinvolgimento e una collaborazione sempre più strutturata, come accennato anche nell'area delle dipendenze. Quello che diceva il consigliere Bori è assolutamente vero, soprattutto, come dire, nell'ambito di questa pandemia c'è stata un'accelerazione, un incremento di quelle che sono le necessità di assistenza psicologica dei nostri giovani. È quindi intenzione della Giunta procedere in un primo luogo in direzione a una rivisitazione organizzativa operativa rispetto a queste tematiche, attraverso una nuova programmazione sanitaria in grado di prevedere un'organizzazione di servizi più omogenea e riconoscibile, un'effettiva presa in carico integrata del paziente, una particolare attenzione alla fascia dei minorenni e dei giovani adulti, un potenziamento dell'assistenza psicologica in generale. Sotto questo aspetto va richiamata anche la sperimentazione di cui la DGR 888 del 2017, riconfermata e rifinanziata con la DGR 886 del 2020, con la quale è stato approvato il piano regionale adolescenti e giovani adulti, nell'ottica di una metodologia di lavoro condivisa e integrata, nonché in direzione della
costruzione e consolidamento, secondo percorsi e strumenti predefiniti, di una rete territoriale comprendente i servizi dell'ASL, del Dipartimento di Salute Mentale e della Neuropsichiatria Infantile, oltre che le dipendenze. I servizi dei comuni e delle altre istituzioni interessate al tema ha proceduto alla costruzione di specifici punti di accesso basati su equip multidisciplinari per l'accoglienza, la valutazione diagnostica e la presa in carico integrata di disagio psicologico, anche connesso all'uso di consumo problematico di sostanze, con focus alla fascia d'età e non sulla sintomatologia presentata. Quindi ci apprestiamo a rivedere quella che è la strutturazione territoriale, considerazione del fatto che per quanto riguarda appunto la psichiatria e la psicologia l'ambito è meramente prevalentemente territoriale, per intervenire e con una presa in carico vera e propria, ma ristrutturando proprio il sistema della psichiatria e della neuropsichiatria a livello territoriale e ospedaliero. Grazie. Ma, grazie Presidente, ho ascoltato con attenzione la risposta dell'assessore. Il tema rimane sul tavolo, gli intendimenti sono positivi. Noi dobbiamo utilizzare le risorse governative europee che arriveranno e gli assi della salute per ripensare i servizi e potenziarli. Dobbiamo sapere che c'è un fronte della psichiatria molto complesso, in cui ci sono operatori in burnout per la difficoltà di gestione dei pazienti, e in cui noi dobbiamo dare risorse anche di personale, ma anche di riorganizzazione e possibilità funzionali ai servizi psichiatrici. Dobbiamo sapere che c'è una necessità e un bisogno di salute nuovo, soprattutto post pandemia, di tutta la popolazione sull'accesso al supporto psicologico. In questo il nuovo piano sanitario e i nuovi intendimenti che sono necessari saranno un passaggio chiave. Noi ci saremo lì per presidiare che questi intendimenti, queste buoni propositi diventino realtà, in particolare sul potenziamento del personale. Senza personale non si fa la salute. Oggetto numero 30, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Morroni, individuazione di misure di carattere strutturale specifiche dedicate al nuovo programma di sviluppo rurale Umbria a sostegno delle attività zootecniche. Consigliere Mancini. Grazie Presidente, parliamo di un tema che sta a cuore della Lega, che si parla quindi di agricoltura. Assessore, c'è una lunga premessa che però è interessante leggere, perché sono dei richiami anche a normative europee. Quindi, vista la delibera di giunta 1237 del 2019, con la quale la Regione, sulla base di una proposta tecnica stilata da parte di ARPA Umbria, in attuazione della direttiva 91676 della CEE e del piano di tutela delle acque misura 2, ha disegnato e perimetrato nuove zone vulnerabili da nitrati, cosiddette ZVN, nei bacini idrografici dei corpi idrici sotterranei misura T06 azione B del piano di tutela delle acque 2, nonché individuato e perimetrato le ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico. Considerato che la nuova perimetrazione operata con la delibera di giunta richiamata ha imposto alle aziende in cui i terreni sono ricompresi in tali zone rispetto del programma di azione di cui è la stessa delibera, e quindi in particolare di ridurre il carico di azoto organico, letame e liquame distribuito su terreni, passando dagli attuali 340 kg per ettaro per letami e 240 kg per ettaro per liquame a 170 ettari sia per letami e liquami, con la necessità di aumentare di almeno il 30% la superficie agricola utilizzabile, adeguare strumentalmente gli stoccaggi dei reflui zootecnici, dovendo aumentare la capacità di invaso di circa il 25%. Sostenere nel periodo invernale, assessore, per 90 giorni consecutivi l'utilizzo dei propri ammendati organici, e sa benissimo assessore che gli animali purtroppo non possono sospendere la loro attività organica
per 90 giorni. Considerato che l'applicazione di tale misura costringe gli allevatori, le cui aziende rientrano nel ZTUN, ad interventi strutturali sull'organizzazione aziendale che non può che determinare la riduzione drastica dei capi di allevamento, e questo assessore sa benissimo che noi vogliamo che in Umbria si produca carne allevata e ovviamente macellata in Umbria, quindi a vantaggio della salute soprattutto dei nostri cittadini. Considerato che quanto premesso potrebbe mettere in discussione la sopravvivenza delle aziende agricole imponendo loro di ridurre la produttività attuale, ove per cause indipendenti dalla loro volontà l'adempimento delle disposizioni del provvedimento non sia possibile, perché ovviamente, assessore, l'aumento di stoccaggi non sempre dal punto di vista urbanistico consente a queste aziende di adempiere a questa necessità. Nello stesso tempo, come lei ha già ben intuito e capito, non possiamo ridurre i capi perché ciò comprometterebbe la capacità di margine delle aziende, che chiaramente si raggiunge solo con un certo numero di capi allevati. Vista la delibera di giunta 117/2020, con la quale la Regione ha precisato che per le ZVN ampliate e riperimetrate con delibera di giunta 1078 e disegnate e riperimetrate con delibera di giunta 1237, il programma di azione sarebbe applicato a decorrere dall'annata agraria 2021 e quindi a decorrere dall'11 novembre 2020. Con la stessa deliberazione, inoltre, ha dato mandato al Servizio di Risorse Idriche e Rischio Idraulico di riesaminare la perimetrazione delle ZVN disegnate dalle richiamate delibere di giunta, alla luce dei nuovi dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee e dall'analisi delle pressioni agrozootecniche nel periodo 2015-2017, in corso di elaborazione da parte di ARPA Umbria, nonché alla luce dei dati agronomici acquisiti dal Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile. In quest'ultimo servizio è stato anche dato mandato di riesaminare il programma di azione di cui alla delibera 501 del 2019, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legge 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Visto la delibera 1042 del 2020, con la quale la Regione Umbria ha deliberato di dare mandato al tavolo tecnico ristretto chiamato ad occuparsi delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ZVN, relativo programma di azione formato dal Servizio Regionale Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive e Monifere, Servizio Regionale Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile da ARPA Umbria, di riprendere i lavori con l'impegno di tutti i soggetti ad assicurarsi piena collaborazione nello svolgere le attività indispensabili all'individuazione e all'esame e alla valutazione di nuovi elementi utili a consentire la revisione delle riperimetrazioni delle ZVN ampliate e di nuova designazione di quella delibera di giunta 1078. In pratica, come lei saprà, giustamente, avete anche avvocato la prima delibera perché c'è stato un riesame di quei dati, anche perché alcune stazioni di monitoraggio di ARPA, vanno dette ai cittadini, erano state messe in passato in zone vicino a depuratori che davano tempo sicuramente consigliere. Dei dati non corretti. Non sto per brevità a dire tutte le premesse, però voglio considerare queste valutazioni. Considerato che il settore zootecnico è fondamentale per la nostra regione, produce il 43% del PIL dell'Umbria, e considerato, assessore, che i quattro obiettivi specifici, voglio ovviamente fare veloce, che sono gli obiettivi 4, 5, 6 e 7, intendiamo chiedere alla Giunta per conoscere se intende individuare e costruire misure di carattere strutturale specifiche dedicate nel nuovo PSR Umbria a sostegno delle attività zootecniche, al fine di favorire gli importanti adeguamenti strutturali e tecnologici necessari in conseguenza della designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati, come lei adesso per brevità ha diciamo già avviato con le sue delibere, ma io nelle considerazioni ho puntualmente elencato. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Collega Mancini, la zootecnia in Umbria, con i suoi 226 milioni di fatturato annui, rappresenta il 36% dell'intera produzione agricola regionale. Un comparto, quello zootecnico, di indubbio interesse, sia per l'eccellente livello di qualità delle sue produzioni che per l'importanza che esso riveste nel tessuto socio-ambientale della nostra regione.
Oggi più che mai alle imprese zootecniche che adottano sistemi di allevamento estensivo è affidato il compito di tutela del territorio, in particolare di quei territori marginali. Va comunque rilevato che alcune aree della regione Umbria presentano nelle acque superficiali e profonde criticità ambientali dovute alla presenza di nitrati oltre i limiti consentiti. Tali aree nel tempo sono state delimitate come aree vulnerabili. Come richiamato nelle premesse dell'interrogazione a risposta immediata, questa amministrazione ha nel tempo affrontato le tematiche riguardanti la delimitazione delle ZVN e più in generale del tema della tutela delle acque. A riguardo si ricorda che la materia è regolamentata in primis dalla direttiva 91676, cioè relativa alla protezione delle acque e dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, la quale al comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni 4 anni per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Tali variazioni devono essere notificate alla Commissione UE entro 6 mesi dalla loro approvazione. Rispetto all'argomento acqua è intervenuta anche la direttiva 2060/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, la quale ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. A livello nazionale le direttive sopra richiamate sono state recepite con il decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, il quale, in coerenza con la direttiva 91676/CE, prevede che le regioni designino, riesaminino e rivedano le zone VN. Sempre a livello nazionale la materia è stata inoltre normata dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, mediante il quale, sulla base dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione dei programmi di azione elaborati dalle regioni, nonché da quanto previsto nel decreto ministeriale dell'aprile del 2006, si è ritenuto di procedere all'aggiornamento dei criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. In relazione al quadro normativo di riferimento sopra richiamato, si evidenzia che la Giunta regionale ha recentemente adottato la delibera 86 del 2021, con la quale, alla luce dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, ha avviato un processo di revisione del programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e zootecnica, di cui alla precedente delibera Giunta regionale la 501 del 2019. Tale revisione, che riguarda principalmente la parte relativa alla compilazione del PUA, quindi del piano di utilizzazione agronomica, è stata improntata sul principio della semplificazione, adottando per la compilazione del medesimo una formula semplificata che prende a riferimento i limiti di massima applicazione standard, i cosiddetti MAS. Sempre secondo il principio della semplificazione, con il medesimo provvedimento della Giunta regionale si sono armonizzati e resi coerenti per quanto possibile i parametri di riferimento per le ZVN, quelli previsti dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, stabilendo inoltre che le aziende che sono assoggettate agli impegni della produzione integrata, mediante la compilazione del piano di concimazione, assolvano agli obblighi del programma di azione per le zone vulnerabili. È del tutto evidente che molte di queste regole riguardanti la gestione dell'azoto nei reflui e il loro utilizzo agronomico hanno un impatto significativo sulla struttura dei costi aziendali delle imprese agricole e zootecniche. Va tuttavia evidenziato che la diffusione della cultura ambientale come variabile strategica nel mondo produttivo è un fattore distintivo che caratterizza sempre più i moderni modelli di competizione tra le imprese e i territori. In tale ottica, gli agricoltori e gli allevatori locali è sempre più riconosciuto da parte del cittadino il ruolo di custode dell'ambiente e delle produzioni di qualità. In questo contesto è del tutto evidente che la politica regionale deve sempre più affiancare le imprese agricole nell'ottica di un sostegno agli standard produttivi sempre più rispettosi dell'ambiente. Per questo motivo in passato si sono attivate all'interno del PSR misure volte ad incentivare l'adozione di pratiche di allevamento estensivo, mi riferisco alla misura 11, e rispettose del benessere degli animali, misura 14.
Sempre in tale ottica, sul fronte degli investimenti, lo stesso PSR prevede dei meccanismi di priorità per quegli investimenti realizzati nel settore zootecnico volti a migliorare gli aspetti ambientali, come ad esempio il trattamento dei reflui, l'adeguamento e la copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui, eccetera. In conclusione, nella consapevolezza che il paesaggio assume un'importanza strategica per l'intera regione Umbria, in quanto lo stesso caratterizza tutto il territorio, sia a livello turistico che socioculturale, è del tutto evidente che qualora il quadro normativo di riferimento comunitario riguardo gli obiettivi ambientali sarà confermato, la politica regionale continuerà a prestare la necessaria attenzione alle problematiche ambientali, confermando e, qualora possibile, incentivando tutte quelle misure volte alla tutela ambientale e al benessere degli animali. Grazie. Allora, Assessore, io ho, diciamo, soprattutto nell'ultimo passaggio, so che è stato riconfermato chiaramente anche tutte le misure sul benessere animale, che riguarda ovviamente anche l'allevamento bovino con le varie riduzioni a capo, e va bene. E diciamo che il benessere animale è un passaggio del sostegno all'impresa, perché sostiene chiaramente politiche di mercato a fronte di una concorrenza sleale, sia in qualità che nei prezzi, di merce che arriva in Europa e in Italia da paesi dove queste pratiche ambientali di tutela della salute dell'animale e quindi del prodotto finito sono lontane da noi, quindi migliaia di anni. Quindi bisogna ovviamente sensibilizzare il cittadino a consumare carne prodotta e ovviamente allevata, quindi macellata in Italia il più possibile, perché che se ne dica, in questo paese c'è un sistema sanitario del mondo veterinario di grande qualità, non solo in Umbria ma in Italia in generale. Questo è importante. L'aspetto tuttavia dell'ambiente, proprio perché è primario interesse di queste aziende a sostenere l'adeguamento tecnologico di queste imprese, che è diverso dal benessere animale, tant'è che l'obiettivo, questo l'abbiamo riportato, quindi la invito a sostenere questo, perché poi avremo la mozione dei miei colleghi successivamente, Pastorelli e Fioroni, parleremo anche di questo, cioè l'obiettivo principale, l'obiettivo generale, quindi con gli obiettivi specifici richiamati, a un certo punto c'è scritto migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione Europea alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresa alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché del benessere degli animali. Per fare questo ci vuole tecnologia. Ora, in passato, il PSR, non c'era lei, non c'era questa giunta, abbiamo molto sostenuto la trasformazione, parliamoci chiaro, si è sostenuto, giustamente, sono scelte collegate a un'azione che ognuno ovviamente ha creduto essere giusta, magari lo anche oggi. Però l'adeguamento tecnologico, proprio per tutelare l'ambiente, deve essere sostenuto e soprattutto deve essere migliorato, perché da questo miglioramento ambientale abbiamo la stabilità dell'impresa agricola, e la stabilità dell'impresa agricola consente di produrre, alimentare le filiere. So che lei ovviamente ci sta lavorando e la ringrazio, di questo che è il prodotto in Umbria. Non ci sarebbe una norceria di un certo livello in questa regione, apprezzata in tutto il mondo, senza dire le zone dove sono magari più specializzati, però senza questa norceria non ci sarebbe, senza la qualità dei nostri allevatori. Quindi va sostenuto tutto il progetto tecnologico per rispondere anche agli indirizzi europei in materia di ambiente, che ricordiamo, io voglio anche capire un momento di coerenza, penso che lei lo possa sostenere al tavolo nazionale, alla conferenza Stato-Regioni. Assessore, noi abbiamo messo l'Europa 1.800 miliardi nel PNR, di cui il 30% va verso l'ambiente. È ovvio, l'impresa agricola può produrre anche dal punto di vista energetico a costo zero, perché i liquami, come abbiamo detto, possono finire nelle coltivazioni senza usare nitrati da produzione chimica. Questo è il messaggio, quindi nell'impiantistica delle biomasse, ovviamente nel recupero delle masse organiche, possiamo veramente arrivare a una produzione green nel mondo agricolo, a chilometro zero. Questo è il passaggio vero che ci consentirà di difendere un ambiente e un paesaggio. Chiaramente il consumatore deve fare la sua parte, individuando la provenienza dei suoi cibi per la tavola, sia in ortaggi come in questo caso
carne suinicola, e questo è importante che venga fatto attraverso le promozioni opportune. Quindi la invito, la ringrazio della risposta di tutto, anche la riconferma del benessere animale che è sostanziale e apprezzata, glielo confermo anche da consigliere che ascolta molto il territorio, e quindi siamo a disposizione come commissione, come partito, a sostenerla in tutte queste battaglie, sia ovviamente al tavolo nazionale che anche ovviamente al tavolo europeo. La ringrazio.